Sì, una operazione molto efficace nei suoi risultati, anche perché abbiamo utilizzato questo strumento piuttosto atipico per il contrasto dello spaccio di piazza, che è quello degli agenti sotto copertura, dei giovani poliziotti molto abili, molto capaci, che si sono introdotti fingendosi dei tossicodipendenti, si sono introdotti mischiati nelle piazze, documentando per centinaia di volte cessioni di stupefacente di tipo diverso, non solo cocaina ma anche eroina e hashish. Sono queste le prove che noi abbiamo raccolto, con le quali speriamo di mantenere in carcere questi responsabili oggi arrestati. Uno di loro anche dello studentato, sì, erano ovviamente molto ben introdotti negli ambienti giovanili, che sono gli ambienti più dove il consumo purtroppo è più alto. Questa è una tecnica utilizzata proprio per bypassare una normativa, una legge troppo forse generosa? Sì, come sapete ormai da circa un paio d'anni la normativa relativa allo spaccio di stupefacenti è stata modificata, non consentendo più la custodia cautelare in carcere per il piccolo spaccio. E ora naturalmente questa circostanza ha un po' indebolito l'efficacia dell'attività di contrasto. Per aggirare questo ostacolo e per poter superare questo limite abbiamo deciso di documentare la circostanza che peraltro a noi era già nota, ossia che lo spaccio è piccolo se preso nella sua individualità, ma se tanti piccoli spacci ripetuti nell'arco della giornata, noi abbiamo documentato in alcuni casi oltre 200 cessioni, 300 cessioni nell'arco della giornata, allora se presi diciamo nella loro globalità non sono più piccoli spacci ma diventano spacci molto imponenti, molto gravi. Gli acquirenti, come sapete, appartengono a tutte le categorie, a tutte le fasce sociali e di età, prevalentemente giovani ma non solo, e anche per quanto riguarda il tipo di sostanze richieste, come ho già detto, si variava tra tutte le sostanze stupefacenti.